Ben collegati in diretta con il Paralido di Valdagno, terza giornata del massimo campionato di hockey pista stagione 2022-2023. Il più classico dei contropiedi, il gol di Julián Tamborindegui. Andiamo a rivedere il classico contropiede, la mette lì, niente da fare per Bruno Sgarria, deve uscire due metri. Il segnale è chiaro, qua stiamo diventando vecchi. Cerchiamo di resistere, attenzione a Tamborindegui, alza e schiaccia, doppio tentativo e la mette lì. Numero dell'argentino. Team Service Car Monza, il tentativo, palla che rimane lì, attenzione! E c'è la terza rete, ancora Julián Tamborindegui. Pallina che rimane lì, c'è l'alza e schiaccia e poi un... Attenzione, qui c'è cartellino blu adesso per Piozzini. Nel caso non riesca la trasformazione all'argentino di Mendoza, primo anno per lui qui a Valdagno, tutto pronto, può partire Ojeda, la finta di Ojeda, ci prova, la mette fuori. Sono in tre naturalmente perché c'è ancora da smaltire la superiorità numerica a 15 secondi dalla fine del primo tempo! E Bazzuca Motaran, ci pensa lui! Ci pensa Motaran, Xavi Rubio non trova posto, non trova spazio dall'altra parte, allora Rubio cerca il tiro e lo trova, la botta di Rubio sul primo palo qui, probabilmente il gol di Rubio nel momento di massima pressione valdagnese. Può partire Tamborindegui, la botta di Tamborindegui, pallina nel 7, non perdona qui l'argentino che fa poker stasera. Motaran tiene pallina, Ojeda, Motaran la mette lui, le partite non finiscono mai, ancora Davide Motaran, grande idea di Nico Ojeda. Ancora Tamborindegui adesso per velocità, Tamborindegui gol, mamma mia stasera niente, non lo ferma nessuno. Tamborindegui dalla tre quarti lì la mette sotto la traversa, imprendibile. Due secondi, un secondo, finisce qua, finisce questo Monza, questo Valdagno Monza.